Direttore sportivo del Bologna, che certamente, perché l'ho visto arrivare prima ai nostri microfoni, ha sentito insomma le parole di Svone su Ramirez. E qui confermo, in tanti anni è difficile che Svone si possa sbilanciare così tanto su un calciatore. Direttore generale, mi perdoni, Zanzi, prego. Salve, non ho sentito Boban la sua riflessione. Vabbè, comunque insomma l'ha dipinto come una specie di garrincia, ma diciamo così. No, ha detto che il suo talento è estremo, è geniale, vede gioco prima degli altri e ha grandissime prospettive, insomma. Beh, credo che la referenza che ha dato Boban sia straordinaria, perché effettivamente Gaston ha queste caratteristiche, lo sta dimostrando, sta crescendo, proviamo a pensare quando avrà 24-25 anni quello che sarà. E quindi, se mi permettete, vado subito in tema mercato, visto che gennaio si avvicina e siccome in tanti sono affascinati da questo giocatore e lo vorrebbero, vi chiedo, l'idea è quello di tenerlo oppure potrebbe essere insomma che venga poi ceduto per monetizzare, diciamo? No, quando abbiamo rinnovato il contratto con Gaston, consensualmente l'accordo di stare insieme, di proseguire insieme, lui qui si trova bene, vuole crescere, lo sta dimostrando e quindi ha solo bisogno di tempo e sarà poi il tempo a dire se e quando dovrà muoversi. E in entrata bisogna aspettarsi qualcosa? In entrata abbiamo fatto una riflessione con Pioli, preferiamo vedere queste 6 partite, questo ciclo di gare che sono molto importanti per la nostra stagione, anche perché alcuni ragazzi come Antonsson, come Crespo ancora hanno giocato poco e quindi hanno tutto il diritto, è legittimo aspettarli e vedere cosa possono dare, dopodiché decidiamo se intervenire. Oggi c'è il derby, sarà una conferma per il Bologna? Oggi è una gara dove abbiamo tutto da perdere, una gara importante, l'ha detto lo stesso Stefano, il Cesena viene qua nelle condizioni in cui noi siamo stati a Novara, dove poi abbiamo trovato un risultato anche con un po' di fortuna e un po' di capabilità. Dobbiamo stare attenti che il Cesena probabilmente proverà a fare questo tipo di gara e dobbiamo essere bravi a farla nostra. Studio? Sì, Zanzi, solo una domanda rapida. Abbiamo sentito Guaraldi, vostro presidente, alla vigilia, che ha detto che il Bologna sta bene sotto il profilo economico, è tutto sotto controllo e ricordatevi, insomma, pensando ai sacrifici che abbiamo fatto, alle strategie positive, che insomma che era a rischio fallimento sino a poco tempo fa. Lei conferma e sottoscrive, immagino. Ma sì, se pensiamo a quello che succedeva un anno fa qui a Bologna, oggi bisogna essere contenti di quello che è stato fatto, dell'intervento dei soci, del risanamento societario e dei progetti che abbiamo per andare avanti. Quindi sotto questo aspetto siamo tranquilli.